Signore e signori, buonasera. Mi è stato dato il compito di iniziare la serata per poter parlare un pochino della solidarietà. Ci sono tante persone che parleranno della solidarietà, quindi io non è che possa dilungarmi più di tanto. Comunque sappiate che già da un mese e mezzo le associazioni si sono sempre incontrate per poter decidere e arrivare alla giornata di oggi, che purtroppo per il tempo, non per colpa nostra, per chi lo stava organizzando, si è potuta fare qua. Ci siamo, saremmo dovuti essere molti, ma molti di più, perché tanti erano invitati, soprattutto tanti bambini che hanno lavorato nelle scuole materne soprattutto, e hanno disegnato con la loro fantasia il problema, la volontà di fare solidarietà. I bambini vedono nel loro mondo ciò che i bambini hanno bisogno, ciò che un adulto ha bisogno, quindi la vedono in questo mondo così particolare che per loro è molto semplice. Però se ci pensiamo tanto è semplice veramente, perché dare qualcosa a un altro non fa tanta fatica, basta solo avere un po' di cuore, basta solo avere un po' di buona volontà, basta solo avere carità per poter dare qualcosa a chi ha meno di noi. Quindi oggi ci raggruppiamo qua, un giorno magari la prossima volta vi faremo vedere, oppure lo dimostreremo, lo metteremo qui al comune, tutti i lavoretti che hanno fatto i bambini, perché sono veramente, veramente belli. Niente, non voglio dilungarmi tanto. Grazie a tutto il lavoro che hanno fatto tutti i responsabili delle associazioni. Hanno distribuito nelle varie associazioni tanti compiti che oggi la minima parte verrà fatta vedere, ne parleranno, discuteranno, no? Perché è una giornata di solidarietà. Quindi io mi tolgo un attimino dalla parte e cedo la parola al sindaco, che è molto più importante di me. Prego, signor sindaco Francesco Di Sì, grazie.